Pace, grazie e buongiorno a tutti. Gaetano mi scrive: buongiorno Babbo Mario, volevo chiederti se potresti fare un video sui sogni. Oh, tutti i sogni che facciamo hanno un significato reale? Vogliono tutti dire qualcosa? E in particolare ti pongo questa domanda perché nel corso degli anni varie persone hanno sognato la mia morte, persone molto vicine a me in quel periodo. Grazie mille per l'attenzione, Dio ti benedica carissimo. Grazie Gaetano per la richiesta e per le tue care parole. Prima di rispondere alla tua domanda, vorrei ripetere una frase che ho detto più volte in uno dei miei ultimi video. E la frase è questa, a mio parere. Purtroppo ci sono troppi insegnanti, maestri, pastori che quando gli si chiede qualcosa partono in quarta e danno risposte come se loro e solo loro fossero i soli depositari della verità unica e perfetta e soprattutto con l'assoluto bisogno di provare che sanno tutto di tutto. No, non io. Io penso, credo, suppongo, immagino, deduco, inferisco, desumo, intuisco, trago conclusioni e sì, alla fine sono chiaramente più che convinto di quanto affermo, ma premetto sempre a mio parere. Oh, chiaramente non per ciò che riguarda i cardini della fede. L'opera completa della croce, il successo del sangue di Cristo, la divinità del Figlio di Dio, la personalità dello Spirito Santo, il sacrificio sostitutivo dell'agnello di Dio, la redenzione universale e la salvezza individuale per grazia attraverso la fede, la salvezza eterna nel Figlio di Dio, il perdono dei peccati passati, presenti e futuri. E sì, dai, mettiamoci anche lì per grazia. Quella di Romani 5:20 e di 1 Timoteo 1:14, così facciamo arrabbiare i religionisti. Oh, e tutte le dottrine fondamentali del vero cristianesimo. Ma per quanto riguarda cose come l'interpretazione dei sogni, caro Gaetano, a mio parere, no. Non vedo nella Bibbia nessuno che ha il ministero di interpretare i sogni. Oh, un paio di volte nel Vecchio Testamento e nei Vangeli vediamo Giuseppe che interpreta i sogni del coppiere, del panettiere, del faraone, o Daniele che interpreta il sogno del re Nabucodonosor, ma altrimenti sono tutte interpretazioni personali che Dio fa alla persona interessata direttamente o attraverso angeli. Nel Nuovo Testamento, per quanto ne so io, non esiste da nessuna parte un'interpretazione di sogni da parte di terzi. Oh, attenzione! Dio può parlare ai suoi figli come e quanto vuole, chiaramente anche attraverso i sogni, ma lo fa direttamente e non lo fa in modo tale da dover consultare un'enciclopedia dei sogni o la Kabbalah o il santone di turno per poter decifrarne il significato. Cercate di ricordarvi sempre che è la gioia del nostro Signore quella di poter parlare con i suoi figli ed è il suo grande desiderio quello di essere riconosciuto da loro. Dio non ti chiederà mai di usare un decodificatore speciale per poter capire cosa vuol dirti. Non ci sono misteri nella comunicazione di Gesù Cristo con le sue pecore. Giovanni 10:4 dice: quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. 10:16: ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere. Ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. 10:27: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Proprio come un padre che ama i suoi figli immensamente e che desidera più di ogni altra cosa di comunicare con loro. Quei sogni che hanno bisogno di cervelli turbo diesel per essere interpretati, immaginazioni sotto steroidi o esperienze di visioni strane, nebbiosi. Per essere decifrati? No, a mio parere no, proprio no. Vi prego, amici miei, di non immischiarvi in operazioni esoteriche con la sorella Pasqualina che chiude gli occhi e vi spiega cosa avete sognato, o il fratello Martino che riceve l'interpretazione del vostro sogno direttamente dall'arcangelo Gabriele. Perdonate il sarcasmo, ma dopo quasi 40 anni di ministero ne ho viste di cotte, di crude, di tutto e di più. E non riesco a stomacare queste idiozie che non servono altro che a confondere la semplicità del Vangelo
per far sentire l'interpretatore super spirituale, ultra unto e misticamente etereo. Hai notato che dopo tutte quelle interpretazioni di persone che hanno sognato la tua morte nel corso degli anni, sei ancora vivo? Non metterti mai nelle mani di quella forza nefanda che cerca di farti credere che qualcosa di terribile sta per succederti, in modo tale da far leva sulle tue paure e riuscire proprio a farle materializzare nella tua vita. A meno che Dio non ti parli chiaramente, e dico chiaramente, non del tipo ho questo che vuol dire quello, o quello che rappresenta questo, o forse probabilmente quest'altro, sempre che non ci sia questo, perché allora vuol dire tutta un'altra cosa. No, quando Dio ti parla, lo fa chiaramente nel tuo spirito, con la sua parola, attraverso circostanze, fratelli e sorelle affidabili. E sì, perché no? Anche con sogni, se vuole. Ma non ha bisogno di terze parti che facciano da intermediari. Questo, Gaetano, è ciò che penso io, a mio parere. Un caro abbraccio.